Cari amici lettori ed ascoltatori, Sandro Alessi, beh, ritorniamo in uno dei più bei teatri di Roma, il Teatro Manzoni, nella zona proprio di Piazza Mazzini, dove è in scena uno spettacolo bellissimo e divertentissimo, una commedia scritta poi da un personaggio che dello spettacolo ne sa tantissimo. Sto parlando di una moglie da rubare. Accanto a me vedete gli interpreti, io ve li presento subito. Sì, lui è, beh, un volto conosciutissimo, ritorna a teatro, Stefano Masciarelli. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti, salve a tutti, buonasera o buongiorno, lo so, Vabbè, questo monterai tu. non abbiamo il tempo, Non dai, abbiamo senza il tempo. tempo e poi presento la pur brava e sempre validissima Pur brava, mi attrice piace. meravigliosa Patrizia Pellegrino. Buonasera a tutti, buongiorno. E beh, diciamo, il Luigi terzo Tani. personaggio. Luigi Tani, che è Ciao un grande Luigi. attore, ma Ciao, anche un ciao. grande regista. Grande Quindi ho attore, avuto la grande fortuna di regista, lavorare con grande lui come esperienza. regista. Grande esperienza. Allora, È un iniziamo uomo. a parlare però della persona che ha scritto questo testo, che è una persona che comunque ha lavorato con grossi personaggi dello spettacolo. Yaya Fiastri, naturalmente. Beh, sì, questa è una commedia dal sapore anni Ottanta, è colpito in pieno l'obiettivo da parte, naturalmente, di Yaya Fiastri. E noi esortiamo tutti coloro che sono in ascolto a venire fino al 25 febbraio in questo teatro, come hai detto te, meraviglioso, molto comodo, facile anche per il Il parcheggio parcheggio, che c'è, non è poco non è oggi come poco, oggi, vero? Gratuito naturalmente. gratuito. Noi vi aspettiamo per Il parcheggio è regalarvi gratuito, questa, specifica. il parcheggio, No, vabbè, infatti, dice, non certo, vorremmo il teatro. per regalarvi quest'ora e mezza in completa allegria e rituffarci in un mondo dove sono sicuro che il pubblico avrà qualche rimpianto. Io vedo un clima anni Ottanta E appunto, intorno. sì. È bello, È molto. ambientata Ecco negli anni perché. Ottanta, sì. Lui è un magnifico ex manager, imprenditore, che però è un po' fallito, Non un a po', cui, molto molto fallito, fallito. a cui purtroppo hanno rapito la moglie, almeno lui crede che gli abbiano rapito la moglie, per cui per riscattare, e naturalmente il riscatto della moglie, rapisce una donna molto ricca, che sarei io, sposata con un conte, quindi contessa. Mi dà del lei e Una tutto delle più belle quanto. contesse di tutti i tempi, Oh, che carino, capisci? grazie. Sono E tutte però cozze, succedono delle contesse. cose strane in questa commedia, secondo me dovete vederla, perché capitano delle sensazioni, degli umori, delle situazioni proprio complicate, strane a raccontarsi, molto divertenti naturalmente, perché questo è un teatro che fa cose molto leggere. E noi siamo felici di essere nella leggerezza portatori di una malattia bella che è il sorriso, Buon un umore. buon umore. Eh sì, poi c'è Luigi Tani che arriva in questa storia di rapimenti, Io diciamo che è un po'. sono il guastafeste, perché sono il guardiano notturno del magazzino dell'imprenditore fallito. Entrando in questo magazzino trovo la rapita, che sarebbe la Patrizia Pellegrino, In arte Nanà, in arte Nanà, naturalmente. Trovo la rapita e comincio a capire che c'è qualche magheggio fra il mio principale Masciarelli e la contessa, così, chiamiamola così, e la contessa. Insomma, le scene tra noi sono molto divertenti, quindi vale la pena, insomma, di venire a vedere. Non raccontiamo la trama, perché sennò, Tutto non perché possiamo in svelare. fondo c'è dentro c'è anche una piccola macchina gialla È che, vero, insomma, c'è un che non piccolo va, giallo, vero? Svelato. svelato, sennò è finita. Senti, i due personaggi comunque, diciamo, sono i due personaggi di base, sono molto, diciamo, romantici, tra loro si vogliono bene, ma tra loro scoppia un po' qualcosa pure all'improvviso, diventano prima un po' nemici, dopodiché, beh, sono complici. Una sorta di sindrome di Stoccolma. Sì, sì, certo. Il principio, credo, quando Yahya Fiastri ha scritto questa commedia, sia quello, un po' di sindrome di Stoccolma, anche perché la contessa scoprirà, tramite delle cose che non sveleremo, insomma, che c'è un problemino con il marito. E questo è il tuo capo. Mi scusi, si darà ragione. È la prima volta che mi capita di svenire in vita mia. Lei non sa che giornata orribile è stata questa per me. Vabbè, slegami, va. Sì, d'accordo. Signora De Dominici, io non sono un rapitore come tutti gli altri. Me ne sono accorta. Anzi, io non sono affatto un rapitore. Ah, no? No, io i rapitori li detesto, i rapitori io li ammazzerei da bambini, i rapitori io li odio. Quindi me ne posso anche tornare a casa, giusto? Certo, una volta che suo marito avrà pagato il riscatto. Fermo lì!
non ho paura. Io sparo, sparo, non ho paura. Neanche io. Patrizia, quindi voi vi divertite tra l'altro in scena, è vero? È uno spettacolo particolare perché oltre a essere molto divertente ce lo godiamo molto con Stefano, anche con Luigi, ma oltre a questo c'è anche delle emozioni molto forti. Ci sono anche dei momenti molto pensierosi, molto tristi. Non possiamo dire che sia tutto quanto sulla comicità, anzi, ci sono alternanze. Riflessivi. Momenti riflessivi, bravo, hai detto l'aggettivo ti giusto. Ringrazio. Momenti, prego. Complimenti. Ecco, volevo dire questo, momenti riflessivi che fanno un po' parlare dell'amore in generale, che non è sempre bello, perché a volte l'amore può essere anche, che porta anche un po' di sofferenza, che può portare anche sconforto. E questi due esseri umani che si incontrano in una circostanza così strana, si tendono un po' la mano per aiutarsi a vicenda, quindi è veramente qualcosa di magico che nasce tutte le sere. Io ho la fortuna di lavorare con Masciarelli, che è un attore veramente simpatico, ma anche bravo. Quindi è sia la simpatia unita con il talento a mischiarsi e uscire fuori Stefano Masciarelli. E l'orchestra? No, l'orchestra non c'è, però canta e ha una gran bella voce, quindi avremo anche l'opportunità di ascoltarlo cantare. Certo. Faremo anche un balletto finale del tango dove cantiamo insieme, quindi ci sono dei momenti anche musicali che non avevamo detto, ma sono deliziosi. Quindi si canta, si balla, ci si diverte, ci si innamora. Esatto, sì. Bravo. Hai riassunto in maniera... sintetica. Esatto. E si riesce anche a capire che magari la persona con la quale stai non ti merita veramente e a volte si può anche mandare a quel paese. E questo il pubblico recepisce. Anche perché a volte l'amore è difficile, non esiste una schiavitù più grande, eh? Non è detto che l'amore sia quello che ci vuole nella vita. A volte se non è positivo, se non è propositivo, l'amore può essere anche un po' dolorante, sì, può farti doloroso, anche doloroso, sì. Doloroso. Bene, allora noi vi invitiamo fino al 25 febbraio, quindi sbrigatevi perché qui a Roma non si deve prendere tempo, perché domani ci vado, no, andate questa sera, domani sera, quanto prima. Ma perché ripetiamo, il parcheggio è gratuito. Un'altra cosa importante, Diego Ruiz, che è il nostro regista, salutiamo Diego, è un attore pure straordinario, oltre che autore e oltre che regista del nostro spettacolo, che è bravissimo. Fatto. Naturalmente il testo abbiamo detto che di Iaia, ma la regia è strepitosa. Ha fatto una regia veramente molto molto movimentata, sì. Molto allegra. Pensa che lui a un certo punto si spoglia, pensa che regia. Ma non è vero, è tutta retta. Allora, bisogna venire, bisogna intervenire. Vi aspettiamo veramente allora, tutti i giorni alle 21, il sabato doppio spettacolo, la domenica alle 17:30. E mi raccomando, non venite di lunedì perché è l'unico giorno in cui non ci siamo. Casomai possiamo vederci da qualche altra parte. Esatto, ci vediamo a Campo di Fiori, se vi va. Bene, io ringrazio e saluto Luigi Tani. Arrivederci, voglio vedervi tutti a teatro. Patrizia Pellegrino. Vi aspettiamo con gioia, con grandissima gioia, dopo ci conosceremo naturalmente. E Stefano Masciarelli. Arrivederci e grazie per essere stati con noi. Da Sandra Alessi è tutto per Radio Palcoscenico e Radio.0. Grazie.